La storia abbraccia la cultura cinematografica in un matrimonio all'insegna della bellezza e della promozione territoriale, suggellato dalle stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Grazie alla sinergia tra l'associazione di volontariato Pro Velleia e la direzione regionale dei musei dell'Emilia-Romagna, le porte del sito archeologico di Velleia si sono aperte per una serata magica illuminata semplicemente dal cielo stellato. Un evento grazie al quale tanti partecipanti hanno potuto apprezzare un aperitivo a base di prodotti tipici ed emozionarsi nel guardare il film Sotto le stelle di Parigi, proiettato sulla facciata della chiesa di Sant'Antonino. Una serata un po' speciale, nel senso che noi come associazione Pro Velleia siamo al 12° anno di cinema all'aperto. Per quest'anno, diciamo su proposta anche dell'assessore del comune di Lugagnano, Ivan Leppini, che ci ha chiesto di metterci un po' in sinergia anche con il nuovo locale che è stato aperto, con il sito archeologico, abbiamo ideato questa formula che parte appunto da un ritrovarsi per l'aperitivo prima della proiezione del film. Poi c'è appunto la proiezione del film, questa sera è Sotto le stelle di Parigi, e poi facendo il biglietto d'ingresso al sito, chi vuole, speriamo di scendere tutti, a vedere il cielo stellato, visto che è proprio anche la notte di San Lorenzo. Una speranza diventata presto realtà. Infatti, terminato il film, decine di persone di tutte le età hanno affollato il sito archeologico per ammirare le stelle cadenti tra le colonne del municipium romano. Come proloco è un po' il nostro obiettivo, no? Quello di cercare di aggregare il più possibile la gente che viene qui, la gente che ci arriva perché ci sta bene anche d'estate, insomma vogliamo mettere insieme e cercare di fare comunità, questo è il nostro obiettivo. Durante la guerra mio nonno raccoglieva i granchi dal fiume. L'estate culturale di Velleia prosegue con la serata a lume di candela, in programma domani sera, con protagoniste la voce e la chitarra di Pierre Marra, un'ulteriore occasione per ammirare le stelle.